Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Si è svolta questo pomeriggio presso la Sala della Battaglia di Palazzo Gunela la conferenza stampa di presentazione dell'insediamento del commissario prefettizio Sergio Pomponio. Un commissariamento con molte incognite, come lui stesso l'ha definito, di cui al momento non è possibile prevedere la durata. La previsione non è certa e questo deriva dal fatto che il turno elettorale utile, che è quello di tarda primavera, insomma di maggio o giugno, che si vedrà insomma quando sarà, non spetta a me stabilirlo, soprattutto non in questo momento, è un turno che dipende, per quanto riguarda Voghera, l'inserimento di Voghera dipende ovviamente dalla definitività della sentenza di primo grado del TAR. Finché non c'è questa definitività, l'ufficio elettorale ministeriale insomma non inserirà Voghera nel turno di ballottaggio, anche se c'è tempo, insomma c'è tutto il tempo perché queste condizioni maturino. Per cui ci sono sulla carta tre scadenze possibili del mandato commissariale. La prima data, certa, non incerta assolutamente comunque nel giorno, è quella legata alla discussione dell'istanza cautelare che è stata presentata in appello, insomma sull'appello presentato dal sindaco Barbieri e che non so quanto potrà essere discussa. È evidente che dopo quell'ordinanza saprò se rimarrò e per quanto tempo possibile, oppure sarà ripristinato lo status quo con conseguente poi decisione di merito da parte sempre del Consiglio di Stato. Quindi questo può essere un primo step, come si usa dire, per la durata della gestione commissariale. Facciamo un mese, va, per avere un termine di riferimento, che però è molto a spanne. L'altro discorso, che è strettamente legato a questo, anche se non completamente dipendente da esso, è appunto l'eventuale fissazione dell'udienza di merito da parte del Consiglio di Stato e quindi la definitività della sentenza di primo grado che consegue alla udienza di merito del Consiglio di Stato. Ho già iniziato a inquadrare i problemi che caratterizzano la vita amministrativa, sottolinea Pomponio, ed il mio obiettivo è quello di risolverli, a cominciare da quelli formali, come il documento di programmazione e relativo bilancio 2016. Il mio obiettivo è di approvare tutto entro il mese di marzo, non vorrei andare oltre il mese di marzo anche per l'approvazione del bilancio. Le condizioni ci sono tutte, a dir la verità, perché ciò sia possibile. Sarà un bilancio abbastanza tecnico, nel senso che senza particolari fantasie, soprattutto in termini di pianificazione di medio-lungo periodo, punterà molto sulla, come dire, rispetto rigoroso degli equilibri, che qui è stato conseguito negli anni scorsi, non ci sono mai stati problemi legati al patto di stabilità e così via, quindi non vedo perché debbano sorgere. Sapete perfettamente che sul bilancio grava una spada di Damocle costituita dal contenzioso conseguente all'iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze di agosto-ottobre, no? Quando è? Dello scorso anno, legato alle tariffe, alla nuova tariffazione. Accogliendo una iniziativa, una proposta che gli uffici avevano già sviluppato, l'indicazione che ho dato io, ovviamente, confermando però, ripeto, delle proposte che mi erano già state fatte, è quello di tenere in massimo considerazione, massimo conto, l'accantonamento degli equivalenti qualora le tariffe approvate dovessero essere modificate per effetto di una sentenza dell'autorità giudiziaria. Tenete presente che comunque per il momento nei precedenti gradi di giudizio il TAR non ha sospeso
le delibere adottate dall'amministrazione comunale in proposito, per cui il bilancio 2015 ha continuato a sviluppare questo aspetto e quindi il nostro obiettivo nel 2016 è di come dire, mettere in salvaguardia questo aspetto sui servizi, questo che poi interessa alla cittadinanza, ed in modo particolare sui servizi che più interessano alla popolazione, non dovremmo avere significative riduzioni, ma delle limature piuttosto modeste. L'intervento sul sociale sarà il meno possibile, insomma, impattante. Ieri sera è avvenuto uno scambio di idee tra Pomponio e Barbieri, mentre nei prossimi giorni il commissario prefettizio incontrerà i capigruppo di maggioranza e minoranza, ma anche organizzazioni sindacali, associazioni e forze dell'ordine. In quanto da SM, secondo Pomponio, l'attuale consiglio può continuare a funzionare perché l'attività che sta svolgendo è assolutamente compatibile con l'attuale composizione del consiglio. Allora, da un punto di vista squisitamente giuridico, atteniamoci a quello squisitamente giuridico, così non corriamo il rischio di fare valutazioni di merito. Allora, da un punto di vista giuridico c'è un'assemblea convocata per il 2 di marzo, assemblea convocata in applicazione di una norma del Codice Civile da parte del Presidente del Consiglio per effetto delle dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio. Quello era un obbligo del Presidente, il Presidente ha assolto a quell'obbligo, adesso, come dire, le valutazioni le deve fare il proprietario, che è, diciamo, l'amministrazione comunale. Il problema è che onestamente non ho molto tempo a disposizione per di qui al 2 di marzo per valutare le cosiddette candidature per vagliare il da farsi. Quello che posso dire è che lo statuto della società prevede un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti che va da 1 a 5. Quindi che significa che il consiglio può anche funzionare con un numero inferiore a 5. È altrettanto evidente che finché il Consiglio non viene rinnovato, l'attuale Presidente e Vicepresidente, insomma gli attuali amministratori, godono della fiducia dell'amministrazione. Non c'è un motivo perché io contesti nulla agli attuali amministratori, non c'è un motivo perché io contesti nulla a nessuno. Evidente in questa amministrazione, il commissario in questa realtà non è un commissario di polizia, intendiamoci, il commissario è un soggetto, una persona fisica che poi può avvalersi anche di collaboratori cosiddetti subcommissari, però non è un commissario di PS, è un commissario del governo, chiamiamolo così, statale, che ha il compito di assicurare l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Per il momento l'attuale Consiglio può continuare a funzionare, anche perché l'attività che sta svolgendo è un'attività assolutamente compatibile con l'attuale composizione del Consiglio. Ecco. Nessun rischio per la prossima Fiera dell'Ascensione. L'assessore alla cultura Marina Zaretti, durante un'intervista a Giab TV, si era detta preoccupata per la realizzazione dell'Assensia 2016. Fare a meno di quell'evento significa fare dei danni ad una serie di categorie, operatori economici e cittadini, sottolinea Pomponio. È un evento che per Voghera rappresenta un ritorno d'immagine e non è mia intenzione farne a meno. Toni meno rassicuranti sul tema teatro sociale, sul quale Pomponio ha espresso maggiori perplessità. Non voglio parlare molto di questa storia per un motivo semplice, perché io sono un grande appassionato sia di teatro che di musica lirica che di attività, come dire, culturali in genere, e conosco abbastanza bene la normativa sui teatri e conosco abbastanza bene i problemi che ci sono per i teatri aperti, attivi, funzionanti, che hanno stagioni come la Fenice di 280 repliche, per dire. Non so tutto questo come si possa realizzare in una realtà come questa. A me però non risulta sinceramente che il problema del teatro sociale sia stato posto come problema a livello amministrativo, cioè che sul teatro sociale, al di là di
discussioni, interventi e così via, e tutto quanto ne consegue in termini, cioè di dibattito o di dialettica consiliare, se tutto questo abbia portato a atti in un certo qual modo orientativi nei confronti degli amministratori futuri. Ecco, io non ho trovato nulla, non ho una delibera, non mi è stato ancora quantomeno detto, rappresentato che esistano delle delibere che dicono l'amministrazione si deve impegnare per questo obiettivo piuttosto che farci una discoteca o altro in quel teatro e con quali soldi e così via. Quindi per ora è fuori dal mio orizzonte tematico. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.